Sono state le quattro donne dell'amministrazione comunale di Grotta Minarda, invitate dal sindaco Angelo Cobino, a consegnare la targa della cittadinanza onoraria al numero 1 di RFI, commissario straordinario dell'alta capacità Napoli-Bari, Maurizio Gentile. Una cerimonia molto partecipata, presenti autorità civili e militari, tantissimi sindaci, il presidente della provincia Domenico Biancardi e Luca Cascone, braccio destro di De Luca, invitato ma assente per impegni improrogabili. Provo una grande emozione, sono molto onorato di ricevere questo riconoscimento come gratitudine per il forte impegno profuso da RFI per la realizzazione di questa importante infrastruttura, ha detto Gentile, che ha anche confermato il rispetto del cronoprogramma e la consegna dell'opera entro il 2026. Il Covid non ha rallentato l'iter già avviato. Gli impegni che mi sento di assumere sono impegni, voglio dire, sostenuti dalla concretezza. Cioè, entro quest'anno noi abbiamo la completa copertura di tutto il costo del progetto dei 6 miliardi e 200 milioni e entro quest'anno manderemo in gara anche gli ultimi due lotti residui, cioè quindi la Irpinia-Orsara e la Orsara-Bovino. E quindi mi sento di poter dire che in 2 anni, perché noi abbiamo consegnato il primo lavoro della Napoli-Cancello a settembre del 2018 e alla fine del 2020 praticamente avremo consegnato tutti i lavori, mettendo in parallelo tutti i lotti costruttivi e quindi avendo la attendibile speranza di finire davvero entro il 2026. La grande condivisione di questo territorio, dei territori attraversati, ha fatto sì che questo progetto potesse svilupparsi in tempi veramente rapidi. Quindi è una certezza, ormai si tratta soltanto di finire i lavori iniziati. Il futuro corre sui binari dell'alta capacità, alta velocità. Assolutamente, tra l'altro questo è particolarmente strategico perché questi collegamenti, come giustamente rappresentava anche RFI, oggi sono questi collegamenti, diciamo, tra il Tirreno e l'Adriatico, no? Che sono più rari, quelli trasversali nel nostro paese, che ovviamente, visto la sua configurazione, ha privilegiato i collegamenti nord-sud, lungo il Tirreno, lungo l'Adriatico. Queste trasversali, appunto anche per la difficoltà di attraversare dei terreni, delle aree morfologicamente più complesse, hanno avuto, diciamo, uno sviluppo minore, ma adesso si sta fortemente recuperando. Noi siamo sempre stati al fianco delle comunità e ovviamente di RFI per la realizzazione di queste grandi opere che abbiamo intenzione come dire, di concludere il più velocemente possibile, perché possono cambiare l'appetitività dei territori e quindi considerare che tutti questi territori, in particolare lì dove nasce la stazione Irpina, si può creare uno sviluppo importante che accomuna turismo, accessibilità e anche ovviamente aziende, commercio e servizi, perché ovviamente così come è stata per la